Buongiorno, ci troviamo qui in compagnia col professor Ettore Capri, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, direttore del Centro di Ricerca Opera e anche ideatore responsabile di questa interessante iniziativa chiamata Caffè Expo. Di cosa si tratta e quali obiettivi si prefigge? Sono dei caffè scientifici letterari che argomentano gli elementi che caratterizzano Expo 2015. All'interno del CIMEI argomentiamo lo sviluppo sostenibile nel settore vitivinicolo, quindi come produrre dei vini sostenibili. Abbiamo quattro eventi che si realizzano in questa sala bellissima Tergeo, dove c'è anche un'ottima degustazione di vini. Parliamo di paesaggi, parliamo di vini biologici, parliamo di educazione alimentare e parliamo anche di economia, cioè come essere quindi sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista sociale ed economico. Qual è il valore aggiunto di Caffè Expo rispetto alle altre iniziative in cui si cerca di comunicare determinate idee? Sì, infatti è molto particolare, molto originale, perché all'interno di una fiera di norma assistiamo a dei convegni, assistiamo anche a delle celebrazioni, a delle propagande. In questo caso dialoghiamo con le persone più diverse, a partire dagli studenti, che sono anche attori del Caffè Expo, perché ogni caffè ha sempre come moderatore e provocatore anche uno studente di dottorato oppure un giovane ricercatore. E poi parliamo anche, cerchiamo di parlare in modo semplice. Si fermano le persone che vengono a degustare un buon bicchiere di vino e poi si fermano quei 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora per ascoltare argomenti che difficilmente sono riproducibili in eventi televisivi e in altri eventi mediatici. Qui a CIMEI diversi appuntamenti, come ha detto, sono stati organizzati. Qual è il risultato? È stato soddisfatto di cosa, del ritorno? Il risultato è stato estremamente positivo, anche gli organizzatori, anche gli ospiti ce l'hanno confermato e poi abbiamo delle ottime riproduzioni audiovisive che saranno tracciabili su YouTube per tutti coloro che vorranno ascoltare queste voci e questi argomenti. Un'ultima domanda, una cosa particolare di questi eventi a Caffè Expo è che hanno avuto il contorno di una mostra fotografica che li ha accompagnati. Di cosa consiste? Ma abbiamo voluto creare una scena diversa rispetto alle classiche. Qui abbiamo una fiera di macchine enologiche, di macchine viticole. All'interno dell'area dove svolgiamo il Caffè Expo, l'artista Maiolino ci presenta in una modalità estremamente efficace quanti rifiuti produciamo ogni volta che consumiamo, ogni volta che prepariamo un pranzo, una colazione. Nel caso specifico i dittici qui presenti sono riferiti a questi pasti e alla quantità quindi di rifiuti che derivano non solo dagli imballaggi che vengono prodotti. Quindi sono dei messaggi che rientrano perfettamente nei discorsi di sviluppo sostenibile, di quello che è un comportamento responsabile non solo degli operatori ma in primis dei consumatori, perché proprio attraverso le loro scelte potremo assistere a quella che è la più grande rivoluzione che lo sviluppo sostenibile richiede. Grazie mille, vi seguiremo online. Bene, grazie a voi. Ciao.